Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Forte Triumph. Ringrazio coloro che hanno seguito ieri la live di Cliff Empire su Twitch, perché già lì avevo anticipato che avrei fatto questo video. Il gioco è uscito ieri, costa 21,99€, 20,99€, 21€, 20,99€ mi pare. Ed è un gioco che mixa più generi, gestione della città, combattimento un po' alla XCOM. Era in inglese fino a ieri, poi hanno fatto l'aggiornamento e per la 1.0 il gioco è completamente in italiano. Sembra essere molto intrigante, comprende anche il co-op locale, quindi la possibilità di giocare con altri giocatori sullo stesso computer, giocare la campagna o la modalità schermaglia, come in tutti i giochi strategici. Iniziamo la campagna è giocabile con varie fazioni, al momento abbiamo selezionabili solo gli umani, giochiamo anche il tutorial, giochiamo a difficoltà normale, l'ambiente è quello delle praterie. Morte definitiva, praticamente quando la morte permanente è disattivata, gli eroi morti possono essere reclutati di nuovo presso le varie città, in questo caso la mettiamo definitiva, rendiamo il gioco un pochino più intrigante. Iniziamo a seguire il tutorial perché ci faremo insieme un'idea e poi magari, senza andare a inquinare il canale YouTube, magari faremo qualcosina in Twitch, ma ovviamente Twitch resta un mondo a parte di cui potete fare tranquillamente a meno se la cosa non vi va. Al calare della notte la taverna della zuppa tiepida era affollata, i problemi economici degli ultimi tempi preoccupavano il popolo, che di conseguenza scialacquava denaro per evitare di pensarci. Capita anche a me questo, devo ammettere. Personaggio incappucciato sospetto. Un individuo incappucciato si avvicina in silenzio all'entrata della taverna, capeggiata da un grosso troll con fare minaccioso. Buonasera, potrei entrare qui dentro? Il buttafuori squadra lo sconosciuto. No, sei un tizio sospetto. Vai sul retro, è l'entrata per quelli di dubbia fama o che non si fanno scrupoli. Tra l'altro, se non sbaglio, la colonna sonora è fatta da un italiano e deve essere veramente, veramente meravigliosa. Lo sconosciuto si tocca il cappuccio per ringraziare e si rintana nell'oscurità. Gentilissimo. Va a rintanarti così diventi gobbo. Va che a rintanarti così diventi gobbo. Tieni la schiena bella dritta. Grata per il pensiero gentile. La figura scura fa un cenno di dissenso e si rintana tenendo la schiena dritta. Nel frattempo, all'interno della taverna della zuppa tiepida, questo è Solaris Iron Floss. Da quando l'ufficio della giustizia ha cessato l'attività non trova un'occupazione meritevole. E questo è un altro, Avon Dogbane. Eliandra ha perso la borsa di studio. Sai che ti dico, non c'è più giustizia di questi tempi. In realtà vi sono ancora scorte in magazzino, ma non dureranno a lungo. Eliandra fissa il muro con sconforto e tira un sospiro. Sai che c'è, è colpa di quei nobili schifosi. Controllano i nostri soldi guadagnati o rubati col sudore della fronte. È loro diritto divino agire in tale maniera, riportato nelle scritture. Settimo capitolo delle antichissimissime usanze la signora del lago, seno d'alghe ricoperto. Leandra si desta dai suoi sogni a coperti. Ma cosa dite? Di creare una nostra compagnia? Che idea ti è venuta? Abbiamo bisogno di denaro, siamo persone capaci. Potremmo farci assumere da terzi e scegliere i contratti che ci interessano. E io sarei il capo di me stesso, mi piace. Altro che, potremmo sventare le macchinazioni di spregevoli malfattori sul nascere. Un personaggio incappucciato sospetto inciampa e urta Solaris. Oh, mi scusi. Nessuna offesa recata, signore. Che dettaglio stavamo discutendo? Sì, dunque, necessiteremo di un blasone e di uno stendardo per la battaglia. Molto bene. La voce di Solaris si affievolisce mentre lo sconosciuto misterioso punta all'altro lato della taverna. Si dirige verso un tavolo in un angolo in cui è seduto un signore della guerra goblin dall'aspetto temibile. Il signore della guerra annuisce il nuovo arrivato mentre questo si siede al tavolo. L'individuo incappucciato poggia sul tavolo un involucro pesante e lo fa scivolare verso il goblin. Siamo a posto? Questo è Garbarak il Terribile. Garbarak controlla il contenuto, lo fa tintinnare e fa un cenno d'assenso. Il patto è stretto. L'individuo incappucciato inizia a ridere in modo maniacale. Muahaha! Garbarak indica un cartello sul bancone. Le risalte malefiche sono vietate dopo mezzanotte. Ah, carino questo. Atto 1. L'invasione dei goblin. Andiamo a vedere, ne snoccioleremo forse solo l'1% di questo gioco, però vabbè. È un gioco con una componente di combat alla XCOM, con anche forte interazione con l'ambiente.
Allora, muovi paladino usando il pulsante destro del mouse. Tutte le azioni costano punti azione e l'indicatore di PA vicino al cursore indica il costo di ogni azione. Vedete, 1 PA, 1 PA, ok. Va bene. Muovo il paladino usando il pulsante destro del mouse. Lo muovo qui. Per attaccare i nemici, puntali e premi il pulsante destro del mouse. Martellata costa 2 PA, devi essere vicino. Sì, mi costa 2 PA, ma comunque ne avevo un po', quindi immagino. Vediamo subito. 2 su 3. Ok, ho speso un punto. Adesso ne spendo 2 per attaccare. E mi si andrà a spegnere questa barra qui. Kaboom! Ok. Però c'è un altro scheletro che mi colpisce e mi fa molto male. Per attaccare i nemici puntuali e per. Puntali. Puntuali. Non è tradotto sbagliato, sono io. Puntali e premi il pulsante destro del mouse. Martellata costa 2 PA, quello lo sappiamo già. Urterà la roccia, no? Vabbè, abbiamo ucciso anche lui. Triumph. Il gioco si chiama Forza Triumph, insomma. Va bene, ora, le probabilità di colpire i nemici dietro un riparo sono basse. Aggira il popolano, poi attaccalo con l'arco. Quindi aggiro il popolano, che è lì. Quindi magari, non so, lo muovo qui. Q per ruotare. Ok, l'ho aggirato. E ora lo attacco con l'arco. Attacco con frecce. La barra di analisi dell'azione nella parte superiore ti dirà se il nemico è in copertura. Ah, ok. Sì, vabbè, questo lo so. Colpo 100%, precisione, distanza. Ok, non è in copertura, quindi dovrei riuscire a farlo. Sì. Probabilità era al 100% di essere colpito. Triumph. Ok. Molto, molto interessante. Stiamo imparando a giocare, ovviamente. Gli eroi a distanza possono usare vigilanza, che permette di attaccare il primo nemico che si muove un po' come l'Overwatch in tanti altri giochi di questo tipo. Usa questa abilità per uccidere lo scheletro. Allora io uso questo, vigilanza. E poi premo termine turno. Lui si è mosso, io ho attaccato e l'ho ucciso. Premendo termine turno, ok. Perfetto. Sembra molto semplice la cosa. Ora, spingere e tirare portano ad interazioni fisiche che provocano danni e altri effetti. Cerca di calciare il ragnetto verso una roccia. Premi il pulsante sinistro per selezionare l'abilità, poi premi. Ok, che è questa. E se io calciassi la roccia? Vediamo se funziona. Allora, aspetta. Io prendo questo, calcia. Ah, calcio il ragnetto verso una roccia. Allora mi muovo qui. E poi lo calcio. Ah, ok. Li ho storditi entrambi? No, uno solo. Lì è quasi morto. Praticamente ha colpito lui, che ha colpito la roccia, che ha colpito quello dietro. I nemici storditi perdono 2 punti azione e non possono attaccare. Continua ad attaccare i ragnetti con calcio per ucciderli. Ok, quindi mi muovo qui. Punto azione. Calcio, posso usare solo il calcio. È interessante questa cosa perché avete visto che la colonna, essendo caduta, ha bloccato un passaggio. Molto interessante questa funzione, devo dire. Ribaltando gli oggetti più alti puoi anche stordire i nemici ed infliggere più danni rispetto ai colpi ambientali. Usa mulinello per far cadere l'albero sulla testa del goblin ricognitore. Allora io mi muovo qui e poi uso mulinello. Turbine. Vabbè, turbine o mulinello sarà poi la stessa roba, immagino, sì. Tac. Ah sì. Da tenere conto sta cosa. Continua a utilizzare il mulinello. Dai, vediamo. Adesso sarò il tuo incubo, Goblin. Bene. Trionfo. Andrà avanti molto. Le unità possono stordirsi quando colpiscono altre unità. Usa il rampino per spingere un Goblin razziatore contro l'altro per stordire entrambi. Allora. Scusate, io intanto mi avvicino. Vediamo se posso. Rampino. Ah no, 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 no. Mi metto qui. E poi uso la rampina. Non posso, mannaggia. Riprova. Vediamo se ho capito giusto. Io mi metto qui. Con un punto azione. Sparo il rampino su questo. E poi lo tiro. Eh sì, infatti, infatti. Stordito. Perfetto. Perfetto.
Fortunatamente qua nel tutorial posso rifare. Ok, 3 mesi dopo. Questa è poi la mappa di gioco. Allora, facciamo un punto della situazione. Ci sono aspetti su cui lavorare, ma siamo migliorati tanto. Per esempio, ho apprezzato il tuo discorso motivazionale durante l'incursione. Ritieni che le mie parole abbiano sovrastato le urla dei banditi in fuga? Sai, credo che il tempismo sia un aspetto da migliorare. Poi, Avon, non osare più svaligiare la residenza del sindaco. Ma c'è un sacco di robe di valore, tradotto anche bene, devo dire. Lo so, ma nel nostro cliente non è facile stipulare contratti. Quando i racconti delle nostre gesta diverranno noti, riceveremo innumerevoli offerte. Ah, vi avviso che io non lavoro più per la visibilità, è un'idiozia. Sono d'accordo, è avvilente dover pensare a pagare le tasse scolastiche. Ah, è avvilente e devo pensare a pagare le tasse scolastiche. Cerchiamo un altro lavoro, dai, non ci sono grandi offerte, ma buttiamo un occhio alla bacheca. I tre eroi si radunarono intorno alla bacheca degli ingaggi, una tavola di legnaccio costellata di petizioni per uccidere ratti e raccogliere erbe. Mirate, un ingaggio per conto di Lady Aurelin. Mi hanno detto che c'era una grossa tenuta così grossa che i suoi lacchè hanno i domestici. E i domestici danno ordine ad altri lacchè, chissà se poi quelli hanno dei domestici. Molto molto sarcastico, bello, mi piace. Alianda viene l'acquolina in bocca. Questo contratto esige una compagnia di 4 eroi, ma noi siamo in 3. E te pareva. Aspettate, guardate questo. Avventuriera cerca compagnia. Potrebbe essere il quarto membro che ci serve per la missione. Gran lavoratrice, punti forti, menare pugni, etica flessibile, curriculum in allegato. Il punto d'incontro si trova oltre la collina. Troviamo costei, uniamo le forze, va bene, andiamo a vedere dov'è. Io ho paura. Vabbè, vedo, forse. No, boh, era proprio scritto in piccolo. Compra un potenziamento per dimensione gruppo in città. Ok, questa è la tua città. Qui potrai costruire o comprare edifici, eroi, potenziamenti. Molto interessante. Seleziona la gilda, compra il miglioramento per la dimensione del gruppo. Seleziona la gilda, dimensione gruppo, acquista. Lascia la città e parte alla ricerca del quarto membro del gruppo. È bello perché poi qua si possono costruire gli edifici. Si può potenziare la città. Molto interessante. Voglio vedere fortezza. Ah, bello, hai finito il tutorial, se li vuoi esplorare il modo come meglio crei il tuo obiettivo attuale, incontrare il quarto eroe, ti conviene farlo subito per incrementare, ok. Possiamo fare il municipio, incrementa la produzione giornaliera di moneta da 125 a 250. È molto interessante questa cosa, cittadella, università, stalle, infermeria, le stalle aumentano 6 il numero di passi giornalieri del gruppo sulla mappa. È molto figo però, gli eroi. Possiamo comprare anche gli eroi. Abbiamo l'entrata giornaliera. Bello, mi piace. Dobbiamo andare qua. Il luogo nel quale avresti dovuto incontrare l'eroe del manifesto è deserto, ma avvicinandoti ha visto un gruppo di goblin in lontananza. Voi avvicinati? Battaglia! E andiamo a battagliare. Carina questa cosa. Unisce gli Heroes of Might and Magic agli XCOM, devo dire. Allora, qualcosa non mi convince, ci sono troppi goblin qui intorno. Intravedo una fanciulla in pericolo, colà in una prigione. In una gabbia c'è una donna coperta di pellicce che chiama il suo carceriere Goblin. Oh no, G-Turn, guarda, in prigione c'è oro. Vieni qui e dividiamo l'oro, G-Turn. Una fanciulla muscolosa. Da quando le squadre razziatrici di goblin si avvicinano agli insediamenti umani, meglio tenere gli occhi aperti. Vabbè, allora, qui ci sta fornendo tutte le. Ah, col tasto tab posso. Voglio fare una. Lui può dare la pedata, quindi io darei la pedata di qua. No, però non è allineato, quindi ci sta questo ragionamento. Vado qui e poi do il pedatone. Bene, ora. La cera va qui e vediamo se riusciamo a sparare. Ah, non è la cera, lei è la freccia magica, che però non ce la fa a colpirlo. Sì, forse sì. Molto bene. E ora tocca a lui, che è quello che usa il rampino. Attacco con frecce, sì, è la cera, quindi in pratica io mi metto qui e a questo punto mi piazzo in Overwatch. Passa il turno. Ok, lui si è mosso e lo abbiamo colpito. Bene. Aia.
No, 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 no. Ok. Allora, mo ti do un pedatone che ti manda giù. Ok, uno è andato. Poi ne abbiamo uno qua dietro. Chi è che faceva il mulinello? Sollevamento da remoto. Sposta un singolo bersaglio su una casella vicina. Ah, no, ma chi è che faceva il mulinello? Lui. Ma lui, lei si può muovere? Sì. Vediamo un po', mulinello. Mulinello. Qui. Molto bene. E Mocchi manca. Dobbiamo andare avanti. Vai qui. Cioè, no, ok, infatti ci hanno visto. Ci hanno visto praticamente tutti. Allora, vai qua. Piazzati in Overwatch. Confermo. Mancato. Sì, dovrei cliccare anche sul bersaglio. Ok, quello è. Bah, che colpo! Figo, mi piace molto, devo dire. Molto colorato. Uno stile che magari può non piacere a tutti, però. Allora, lei può attaccare questo. Mancato. Mannaggia, abbiamo consumato 2 punti. Niente. Allora, io confido di finire la pratica adesso, in tempi brevi. Quindi. Lui potrebbe andare a dare una sannata di botte a quello lì. Ok, e non gliene può più dare. Quindi potrebbe. Vabbè, lui deve andare assolutamente a far fuori questo. Ce la fai, no? Non ce la fai? Sì, ce la fai. Ah, non può usarlo vicino a un'unità da mischia. Quindi magari. Attacco con frecce, magari facciamo che ti sposti qui e lo usi dopo. Ok, meno male è morto perché lei, diciamo, non è che è messa proprio benissimo. Ok, questo si avvicina, gli va a dare manforte. Aia. Aia. Ha fatto anche un critico, tra l'altro. Ok, dobbiamo assolutamente correre a dare una mano a lui, quindi io mi muovo qui. Con questa. Attacca quello. Mancato. Probabilità. Dovevo guardare la percentuale di colpirlo. Beh, vediamo un po'. Quello 100%, 6-7 danni. Quindi lo uccidiamo di colpo perché si vede anche il danno che gli facciamo ogni turno. Ora ne resta in piedi uno. Questo, ma non possiamo più attaccare. Allora vediamo. Lui ha 14% di essere colpito. Quindi io mi sposto qui usando un punto azione. Il massimo che posso fare. Ora, la percentuale di colpirlo è il 19. Mannaggia. 19 per 4-5 danni. Quindi direi che mi metto in Overwatch e passo il turno. Vediamo lui cosa fa. Lui non può più colpire. Quindi io mi metto. Mi nascondo qua dietro. E passo il turno. Aia. Allora, tu puoi colpirlo ma col 17%. Quindi affiancati al nemico come ci ha spiegato il tutorial. E qua lo colpisce al 188%, meglio che niente, dai. Ok, preso. Ora tu 100% lo uccidi. Molto bene. Ok, l'abbiamo battuto. E ora possiamo andare in fondo a liberare. È stanco, sono sempre stanco su. Sì, perché muove 2 punti azione per il movimento e più uno fa un movimento ridotto da quello che ho visto. Ok, altri eroi, bene. Una barbara. Che cosa ti porta in queste terre tanto lontano dalle gelide tundra nord, la tua dimora? Primo, polmonite. Il resto non lo dico a voi. Solaris non sa come proseguire dopo la risposta perentoria. E chi sarebbe il tuo compagno, lo scheletro nell'altra prigione? Lui è Steve, è morto di fame, ma è tornato perché a lui piace parlare, molto parlare. I morti tornano dall'oltretomba, la fine è vicina. Sì, già detto, Steve, non sei bravo a parlare, il segreto è ascoltare. Non è possibile, i non morti non ritornano in vita senza interventi esterni. Krita fa spallucce, io non ho paura di morti. La saluterò
come un'amica quando toccherà a me. Però forse è meglio salutare lei frattanto. Mi aiutate? Ah, parla volutamente così. All'inizio ho sorvolato, ho detto una traduzione, invece è fatta proprio così. Non muoverti, mia signora, recupereremo la chiave del carceriere. Ah, non è finita, eh? Uccidi Giton. Va bene. Ora. Dobbiamo avanzare un po' fin qua. E lei non è messa proprio benissimo, eh? Sarebbe saggio tenerla un po' al riparo, perché ce ne sono un sacco lì però. Ma no, altro eroe del cavolo. Quell'occhiatto ha staccato la testa al mio inseguitore più bravo. Ha ammazzato due della mia squadra per le razzie e vuole fregarmi e far uzzire la donna. Tradotto veramente molto bene. Vieni vicino a prigione, Giton. Ho segreti da dire a te. Pensavo che voi umani eravate dei svegli zoffici e tanto buoni, zegguginati allo zufado. Sembra il poliziotto di Grim Fandango, detto così. Non so quali motivi hanno spinto te e la tua squadra razziatrice fin qui, ma dovete andarmene a liberare la prigioniera. Nemmeno per sogno, è spaventosa, una minaccia. E tanto vale oro, e vale tanto oro quanto pesa. La rete dei demoni paga bene le fanciulle innocenti che diventeranno vittime sacrificali. Krita lo guarda perplessa e scandisce lentamente la parola innocente. Il re dei demoni non sarà un cliente felice. Non abbiamo altra scelta, ti affronteremo. Va bene. Allora, tu passa il turno. Chi manca? Lui? Che mettiamo qua. Dobbiamo fare attenzione perché se prendono a calci anche loro la roba ci stendono. Quindi bisogna fare attenzione. Passiamo il turno. Allora, tu vai in Overwatch. Tu non puoi andare in Overwatch. E tu non puoi andare in forza, quindi passiamo il turno. Tank. Eccolo lì. E là. Gran colpo ha fatto, devo dire. Ma. Dobbiamo proteggerla, lei, assolutamente. Perché non so cosa capita se muore, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Allora, tu puoi attaccare lui. Fare un passo indietro ad attaccarlo. 19% di colpirlo. Muoviti lì. Eh no, abbiamo usato tutti e due i movimenti. Vabbè, allora 100% 6-7 danni. Mannaggia, non riesce ad abbatterlo, eh. Martellata 6-7 danni. Vabbè, dagli una mazzolata. Ah no, ce l'ha fatta. 8, ha fatto critico. Ci è andata proprio di lusso. E nuovo livello per lui, quindi poi andremo a vedere anche il livello. Allora, tu puoi attaccare lui col 20% e lui col 19%, però se mi fai un affiancamento di qua, ce la fai? L'ho mosso 100%. Perfetto. Poi chi altro può attaccare? Lei, ma se ne sta qui, dietro. Ok, passiamo il turno. Abbiamo già abbattuto. Aia, è andato anche lui. È andato. Ok, allora. 40% di colpirlo. Ma ci proviamo. Mancato. Tu ce la fai colpire lui? 64% 2-3 danni, no? Ma sei messo malissimo anche tu, però, mannaggia. Prendiamo lui. E gli dai un pedatone. ...84% di colpirlo così lontano, infatti l'abbiamo preso. Riparati lì. Tu puoi non fare niente e tu ti ripari dietro qua. Vediamo come va. Allora, tu 6-7 danni e lo uccidi. Dai, vai, subito. Perfetto. Adesso mandiamo la squadra, l'altra, in Overwatch. Tu sei in vigilanza. Tu ti metti qui dietro. Qui.
e ti piazzi in vigilanza anche tu, così almeno a Saturno. Vediamo cosa succede. La colpiamo, aia, che cacchio. Ok, nel mentre noi ci avviciniamo a lui. Allora, vediamo se intanto lui può colpirlo, ma dubito seriamente, 13%, quindi la vedo dura. Lei... Allora, lei potrebbe colpirlo col 13%. Però, se ti muovessi... Tu ti muovessi... Qui sarebbe al coperto. Ti muovi lì e poi vai in Overwatch anche tu. Tu non puoi andare, però puoi andare a mazzolarlo. Ce la fai? No, perché ha già mosso. Non potrebbe attaccarlo. Vai qui. Tu sei già in Overwatch, no? Ti metti in Overwatch anche tu. Passa il turno. Vediamo, speriamo bene. Eccolo lì che si è mosso. Merda. Ha buttato giù. Niente, hai fracassato. Adesso andiamo. Ok. E abbiamo finito? Non abbiamo finito? Nel senso che... Non credo ci sia più nessuno adesso. Gruppo inventario. No, tu sei livellato, quindi... Nuova abilità. Puoi potenziare nuova abilità, sì. Istinti elusivi, deflagrazione, catene divine. Deflagrazione per personaggio, danno 6, bruciatura, sì, mi piace. Ok, nuova abilità. Ok, perché poi vedete che poi a livello 3 possiamo potenziare, prendere nuove abilità. E non lo so, non so onestamente dove dobbiamo andare adesso, perché credo che abbiamo battuto lui, ma probabilmente dobbiamo prendere la roba da lui. La chiave dovrebbe essere... Ok, sì. Voglio capire anche che fine farà quello che abbiamo. La prigione non posso fare l'avventuriera. Lo scheletro sembra essersi indebolito, più pallido, riesce malapena a sussurrare. I morti tornano dall'oltretomba alla fine vicina. Un piacere essere d'aiuto. Ok. Va bene. Nulla di insolito. Ok, lo scheletro si sbriciola. Ok, si è sbriciolato. Va bene. Solaris indica i resti dello scheletro dell'altra prigione. Cosa puoi narrarci tale mistero? Hai accennato che era tornato in vita senza l'intervento di un negromante? Steve è morto 2 giorni fa dopo si è risvegliato da solo. Non è possibile, i non morti non rinascono da solo, hanno bisogno di un negromante. Insomma, come vedi, il teorema è inconfutabile. È impossibile che un non morto venga evocato senza un negromante. Carità fa spallucce. Io cercavo compagni di avventura prima che il Gomlin mi catturava. Voi serve guerriera forte? Indubbiamente abbiamo stipulato un accordo con Lady Aurelin, ma abbisogniamo di un membro aggiuntivo. Saresti la benvenuta. Evviva! Abbiamo completato la quest. Abbiamo ottenuto fama. Quindi Fort Triumph sembra essere molto molto promettente. Tra l'altro adesso... La sfera si illumina e muta per rivelare all'interno di un castello. Sua grazia è un onore poter rivolgere la parola a una persona della sua. Grazie per aver contattato Lady Aurelin della casata Châtelier, difenditrice dei poveri, compassionevole degli oppressi, breve nel suo nome. Restate in attesa. Ah, questa sfera ci sta permettendo di comunicare. Melodia di arpe rilassante di sottofondo, cantiche sottovoce, motivetto bello. Si sente una conversazione ovattata in lontananza. Mia signora dovrebbe rispondere alla sfera di cristallo. Mettili in attesa, sono appena rientrata e l'uscita è stata un'esperienza disgustosa. La mia carrozza ci mancherebbe, ma ho visto un nuovo
attraverso il vetro. Potrebbe trattarsi di Lord Bellatrix, sua grazia è un paladino. E Bellatrix era ora, quel vecchio bastardo si sta rufianando il consiglio da mesi. Purtroppo per lui è alla mercé del colpo di stato dei miei 13 anni. Passamelo, nobili del cavolo. Salve, state parlando con Lady Aurelien della casata... Sì. Mi chiamo Lianda, siamo una compagnia di avventurieri in erba, 4 nello specifico, vorremmo parlare dell'ingaggio. Sembra una sorpresa, si ricompone, capisco, bene bene. Il nostro ingaggio è fondamentale. Un'orda di goblin è giunta tanto vicina alla nostra amata vallata. Dobbiamo innalzare lo stendardo contro gli invasori. Voi eroi dovete reclutare un esercito del luogo, unire le forze contro il grande lord Avatas e scacciare una squadra razziatrice di goblin vicino dove vi trovate. Sarebbe un onore combattere al fianco di un eroe di tale levatura. Ok, poi si prenderanno eroi andando avanti con l'avventura, da quello che ho visto. Nonostante i dissapori, il grande lord Avatas è un nobile che ha mostrato molte volte grande valore sul campo di battaglia durante la sua lunga vita. Mia signora, l'ingaggio copre tutte le spese. Lei si mostra infastidita. Sì, perché no? Fatemi pensare a questi dettagli personali. Devo occuparmi di questioni di stato importanti. Addio. Tutto bene? Forse sono stato paranoica. Raggiungiamo l'esercito. Troviamo Avatas. Vabbè. Quindi, bisogna raggiungere il villaggio lì. Ok. Vabbè. E intanto non mi interessa. Torno a casa. Cioè, non possiamo tornare con i nostri eroi. Scusate, abbiamo perso un eroe? Cioè, il tizio là l'abbiamo perso definitivamente? Eh sì, eroi di 4, ma col cavolo, perché uno è morto, quindi dobbiamo riassumerne uno. È morto un arciere, prendiamoci poi un arciere. No, abbiamo questo qui, 375, ce lo possiamo permettere. Lo prendiamo e lo mettiamo nell'esercito, no? Eroi, no? Vabbè, è morto, peccato. Fortezza, distilleria, non possiamo fare nulla adesso, poi possiamo avere più castelli, il livellaggio sta andando discretamente bene, qua ci sono altre risorse che al momento non abbiamo, l'onore, diciamo la fama, insomma, che ha il nostro... E questa è la mappa di gioco, dobbiamo raggiungere là e abbattere e vincere i vari combattimenti. Sembra un gioco assolutamente intrigante. Soprattutto adesso qua anche ci sono una sacca di monete, quindi, perché poi camminando dobbiamo terminare il turno, vedete, dopo un tot passi, un po' come Heroes of Might and Magic, e c'è anche un carro distrutto, quindi possiamo andare a vedere che cos'è. Ti imbasti in una grazia alta conoscenza, trovi un tesoro che era sfuggito di là, dai una clessida. Vabbè, sembra essere veramente veramente intrigantissimo, costa 21 euro, non so dirvi se sia troppo o un prezzo giusto. È fatto bene, l'han tradotto veramente molto bene, fino a poche ore fa, adesso che sto registrando il giorno stesso dell'uscita, era completamente in inglese, infatti non avevo nemmeno avviato, ci ho sperato fino all'ultimo, lo hanno tradotto, quindi con piacere, mi fa veramente piacere questa cosa. Figo, perché la fortezza, ok, potenziamenti, figo, bello, mi piace, municipio, potenziamento... Incrementa la produzione da 125 a 250. Possiamo anche potenziare i vari edifici. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di Forte Triunfo. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Magari ne farò, se il gioco vi piace, una live su Twitch. Insomma, vedremo. O altri episodi qua su YouTube. Ovviamente dovete scrivere qua sotto. Alla prossima, ciao ciao.